Buongiorno a tutti e a tutti, chiedo ai colleghi di prendere posto, diamo avvio a questa sessione dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, alle cosiddette question time. Ricordo ai colleghi e ai membri della Giunta che l'interrogante ha a disposizione 2 minuti, la Giunta risponde per 3 minuti e l'eventuale replica dell'interrogante può durare al massimo 1 minuto. Chiamo l'oggetto numero 183. Interrogazione del consigliere Barberini, intendimenti della Giunta regionale ai fini di un celere e completo ripristino strutturale del ponte di Scanzano sul fiume Topino nel comune di Foligno, chiuso al transito a seguito dei danni provocati dagli eventi piovosi dell'autunno 2013. Interroga il consigliere Barberini, risponderà per la Giunta l'assessore Rometti. Prego, consigliere. Chiederei ai colleghi e al pubblico, se devono parlare, di accomodarsi fuori dall'emiciclo per farlo. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. L'interrogazione ha per oggetto gli interventi di ripristino strutturale del ponte che si trova nella frazione di Scanzano nel comune di Foligno. Un ponte che attraversa il fiume Topino, che ha avuto un cedimento strutturale a seguito degli eventi, delle abbondanti piogge che ci sono state nell'autunno del 2013, precisamente nel novembre 2013. Il ponte costituisce di fatto l'unico attraversamento della zona nord di Foligno e a servizio di diverse frazioni e soprattutto dove risiedono oltre 4.000 abitanti, e di fatto questo mancato riapertura sta portando un grande svantaggio alle attività commerciali, alle attività produttive del territorio, e anche impedisce la circolazione per poter accedere a servizi essenziali quale appunto le scuole. L'idea, il Comune di Foligno ha rappresentato questa necessità di intervenire per ripristinare questo cedimento strutturale e ha richiesto un intervento quantificato in circa 200.000 euro. L'oggetto dell'interrogazione è chiaramente quale iniziative intende assumere la Giunta regionale ed ovviamente se vi è la disponibilità per mettere a disposizione le risorse necessarie per completare, per eseguire questo ripristino. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Per la Giunta risponde l'assessore Rometti. Prego, assessore. Gli uffici regionali conoscono questo problema, in quanto, come è stato detto dal consigliere Barberini, il Comune di Foligno in data 21 febbraio recente ha inviato una nota con la quale rappresentava il problema descritto di questo smottamento di una parte del ponte che ne preclude l'utilizzo. Conosciamo anche l'importanza, per quel che riguarda i collegamenti che lo stesso ha con San Giovanni Profiamma, con Scafra e Scanzano, e naturalmente è un problema alla nostra attenzione. Non è né un bene e un manufatto di proprietà regionale né provinciale. Con molta franchezza devo dire che non è più possibile, la Regione non è più in grado di farsi carico di tutti i problemi che emergono nel territorio. Come sa il consigliere Barberini, noi questa Regione da 3 anni non ha un euro sul capitolo delle infrastrutture, quindi con questa affermazione dico tutto. E naturalmente, essendo legato a un evento a seguito degli eventi alluvionali del 2013, noi cercheremo di inserire questo intervento fra le possibilità che ci sono con i finanziamenti che in parte, in modo molto parziale, sono arrivati. Ricordo che su Foligno peraltro abbiamo previsto già di intervenire con 1 milione per quel che riguarda la frana sulla Flaminia, quindi una parte di queste risorse sono state anche finalizzate su altri problemi che si sono determinati in quel territorio. Devo aggiungere anche che ci arrivano all'amministrazione regionale alcune note di cittadini privati che hanno una posizione diversa da quella che è rappresentata dall'amministrazione comunale,
circa il fatto che questo ponte non sarebbe necessario renderlo carrabile, ma sarebbe sufficiente, come dire, un passaggio pedonale per poter collegare le due frazioni. Su questo naturalmente per noi vale quella che è la posizione dell'amministrazione comunale. Voglio anche aggiungere che in questo momento è in corso, scade il 22 di agosto, il bando sulla legge 46 della Regione che può finanziare interventi di questo tipo. Io credo che anche in quel caso, trattandosi di 180.000 euro, potrebbe l'amministrazione anche intanto tenere, diciamo, provare con presentando la richiesta e una quantificazione dei costi all'interno di questo bando che la Regione ha già emanato e che prevede risorse per circa 1.600.000 euro per interventi comunque compatibili come quello che è stato descritto. Grazie Assessore. Per una breve replica la parola al Consigliere Barberini, prego. Ma le affermazioni dell'Assessore mi convincono sull'aspetto della conoscenza del problema. Nutro qualche perplessità sulla volontà reale di affrontare, di aiutare comuni a risolvere situazioni di questo tipo. Non mi convince affatto anche la citazione, dare spazio a cittadini singoli che ritengono che quel tipo di intervento non sia assolutamente necessario. Lì ci sono richieste pressanti da una comunità, da diversi abitanti in quelle frazioni che dicono invece che è assolutamente importante e necessario fare quegli interventi di ripristino. Chiedo che al di là dell'intervento con la 46 eccetera, l'assessore riesamini la necessità di intervenire e trovare risorse per fare questo intervento. Capisco le esigenze finanziarie, le difficoltà finanziarie che sono note a tutti noi consiglieri, però quando ci sono emergenze, le emergenze vanno risolte in tempi rapidi. Grazie. Grazie a lei consigliere. Chiamo l'oggetto numero 195. Situazione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti presenti nel territorio del Comune di Terni, Aria Acea, Terni Biomasse, Tozzi Holding Ex Sprinter, intendimenti della Giunta regionale riguardo all'utilizzazione di combustibili solidi secondari presso gli impianti medesimi. Interroga il consigliere De Sio, risponderà per la Giunta nuovamente l'assessore Lometti. Prego consigliere De Sio. Sì, grazie Presidente. Assessore, questa interrogazione non è che aggiunge nulla di nuovo rispetto a quello che è lo scenario che conosciamo da anni all'interno dell'area della Conca Ternana, però aggiunge o almeno richiede che si faccia chiarezza su alcuni percorsi che non riguardano semplicemente l'attività industriale degli impianti oggetto dell'interrogazione, ma soprattutto su quelle che sono le strategie e come dire le visioni che la Giunta regionale ha incardinato all'interno del piano regionale dei rifiuti e all'interno di quello che è il percorso rispetto al famoso CSS del quale abbiamo parlato anche recentemente all'interno di questa assemblea. Allora, noi vogliamo sapere, alla luce di quelle che sono le richieste di nuove autorizzazioni che sono state fatte da due impianti, cioè l'impianto ex Acea ex Terni Enna e l'impianto ex Sprinter, che hanno avanzato delle richieste per una nuova autorizzazione che dia la possibilità di bruciare come combustibile il CSS, quali sono gli intendimenti della Giunta regionale, perché vi sono, vede, diversi approcci alla materia. C'è un approccio ambientale che è quello che debba prevedere, preso a riferimento quelli che sono gli indici all'interno della Conca Ternana, degli inquinanti, delle sostanze che devono prevedere un abbattimento di quelle che sono appunto le emergenze che ci sono in quella zona, di evitare che ci sia un ulteriore aggravio di quelli che sono stati purtroppo errori fatti nel passato. Dall'altra c'è un approccio industriale che è quello che potremmo ritenere come la riduzione del danno, e cioè all'interno di questa regione c'è un approccio industriale che è quello che ci sono impianti che utilizzano altri tipi di combustibile e che è stato escluso all'interno di questo Consiglio regionale che possono utilizzare il CSS. L'altro è invece un approccio sostenibile, cioè che è quello che dice
evitiamo di caricare ulteriormente attraverso impianti privati quella che non è assolutamente un'attività che serve a questa regione, ma avendo chiarezza su quelli che sono i percorsi che il CSS in questa regione deve fare. È stato detto che naturalmente il CSS prodotto in questa regione non verrà termovalorizzato in questa regione. Vogliamo sapere se siamo di fronte a quello che esce dalla porta e rientra dalla finestra, perché sinceramente questa sarebbe una cosa abbastanza ridicola. Grazie consigliere, la parola per la giunta all'assessore Rometti, prego. L'attività, diciamo, che viene svolta negli impianti citati nell'interrogazione nell'area ternana viene svolta naturalmente nei limiti delle autorizzazioni che sono concesse dalla provincia di Terni e su tali impianti viene svolta una vigilanza e un controllo da parte della provincia di Terni. Per quel che riguarda, diciamo, le scelte che la Regione ha in mente di fare, vuol fare, per quel che riguarda l'aggiornamento della pianificazione dei rifiuti, io naturalmente mi attengo a quella che è stata l'approvazione da parte di questo Consiglio regionale di un ordine del giorno poco tempo fa. Proprio ieri ho avuto un incontro con i quattro ambiti per dare seguito a quello che l'ordine del giorno ci chiedeva, e cioè di andare a ridefinire il piano regionale dei rifiuti, prevedendo all'interno della pianificazione regionale la produzione di combustibile solido secondario da utilizzare attraverso l'impiantistica rinvenibile in confini oltre la regione dell'Umbria, cosa che stiamo facendo. Voglio aggiungere che per quel che riguarda l'impiantistica presente a Terni, il combustibile solido secondario per legge può essere utilizzato solo in impianti industriali, dicasi cementifici e centrali elettriche, per legge, e non mi risulta che gli impianti presenti nella provincia di Terni siano impianti che hanno queste caratteristiche. Grazie assessore, per una breve replica la parola al consigliere De Sio. Allora c'è qualcosa qui che non torna dal punto di vista anche della razionalità del ragionamento, assessore, perché da una parte, se non è possibile bruciare in impianti di valorizzazione ai fini della produzione di energia il CSS, mi chiedo quali siano le autorizzazioni che due impianti stanno chiedendo, perché le autorizzazioni che stanno chiedendo è per appunto utilizzare il CSS. Dall'altra, se noi produciamo CSS e diciamo che non debba essere bruciato gli impianti all'interno della nostra regione, ma come dire, accettiamo come ineluttabile che questo possa arrivare in Umbria da fuori regione, beh, io credo che siamo di fronte a una schizofrenia evidente, anche a una forma di assurdità. Allora io credo che anche vada superata un'eventuale ipocrisia, allora, da questo punto di vista, perché se noi dobbiamo produrre il CSS per mandarlo fuori regione, per poi riprenderlo da fuori regione e non utilizzare il nostro in quelli che sono gli impianti vocati, quali ad esempio i cementifici che esistono nella nostra regione, io mi chiedo qual è la ratio di tutto questo ragionamento al netto di quelle che possono essere le sensibilità di ognuno. Allora, insomma, io credo che su questo vada assolutamente fatta chiarezza, perché altrimenti rischiamo semplicemente di mettere dei vincoli a quello che riguarda la capacità della regione di programmare, ma dall'altra di dare la possibilità ai privati di approvvigionarsi ovunque con lo stesso criterio e le stesse preoccupazioni che ci sono appunto per l'utilizzo di questo combustibile. Ecco, io credo che su questo ci sia una mancanza di coerenza e credo che la regione dovrebbe intervenire anche nei confronti della provincia per cercare di evitare che ci siano processi autorizzativi che ci facciano trovare poi di fronte al fatto compiuto. Grazie consigliere, chiamo l'oggetto numero 199, dissesti idrogeologici verificatisi da novembre 2013 a febbraio 2014 interessanti l'area compresa tra le sorgenti della Rocchetta e la Valle del Fonno, i comuni di Costacciaro, Scheggia e Pascio Lupo e la strada statale 452 della Contessa,
priorità e modalità di distribuzione delle risorse concesse dal Governo nazionale. Interroga la consigliera Monacelli. Questa Presidenza sa che per la Giunta risponderà l'assessore Rometti. Assessore. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Ma questa question time fa riferimento a una vicenda che già in altre circostanze abbiamo avuto modo di trattare, riguardante i fenomeni di piogge intense tali da dover richiedere al Governo degli interventi straordinari, e faccio riferimento a quelli del novembre 2013. A seguito di quegli eventi furono registrati gravi danni sul territorio umbro, in modo particolare, come veniva ricordato dal testo della question time, a ridosso della dorsale appenninica. Io faccio riferimento nella fattispecie non soltanto alla strada della Contessa e anche ai comuni di Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, ma addirittura alle 73 frane sul territorio gualdese, e in modo particolare al dissesto, al grave dissesto che c'è stato nella area della Rocchetta, un'oasi di apprezzabilissimo interesse naturalistico e quant'altro, tale da dover già sostenere e dichiarare una sorta di pericolosità già antecedente nell'area, che era classificata come R4 ed è stata inserita nel piano stralcio di assesto idrogeologico. A seguito di quell'atto già precedentemente da me presentato, la Regione dell'Umbria evidentemente ha inoltrato istanza al Governo, riconoscendo da parte del Consiglio dei Ministri lo stato di calamità naturale con una concessione di somme pari a 18 milioni di euro. Questo è quello che abbiamo appreso dagli organi di informazione, per cui a seguito di queste informazioni volevo sapere, signor Assessore, quali saranno gli intendimenti da parte della Giunta e di questa amministrazione regionale per predisporre un piano, considerato anche il fenomeno purtroppo grave della crisi economica che si attanaglia in modo particolare nei territori dell'Alta Umbria. Grazie. Grazie, consigliera Monacelli. La parola all'assessore Rometti per la Giunta regionale, prego. Diciamo che i problemi sollevati con l'interrogazione purtroppo sono al centro di un'attività che l'amministrazione regionale sta svolgendo, perché purtroppo, come avete visto, negli ultimi 2-3 anni eventi di questo tipo hanno creato seri problemi alla rete viaria e non solo della nostra regione, con una serie di eventi franosi. In questo momento abbiamo in Umbria strade importanti che sono a senso unico alternato, la Contessa, la Flaminia, l'Acqua Sparta Spoleto, quindi una situazione di grave difficoltà. Le risorse che arrivano dal Governo centrale sono poche, non sicuramente la cifra che è stata citata dalla consigliera Monacelli. Proprio in questi giorni c'è un confronto, la Presidente stessa come commissario per quel che riguarda questi interventi, con il Governo, e vedremo di acquisire le risorse diciamo maggiori stante le compatibilità più generali che ci sono. Le cifre che ho io in questo momento sono di 3 milioni e mezzo, 4, non più. Purtroppo gli eventi, 3 milioni e mezzo, gli eventi sono numerosi e costosi peraltro, e quindi nell'elenco delle priorità degli interventi da fare sicuramente la Contessa sarà una priorità, perché è una via di collegamento fra due regioni che svolge una funzione importante e quindi sicuramente sarà una priorità. Per il resto terremo conto di quelle che sono state le segnalazioni dei comuni, anche le valutazioni in sede tecnica che sono state fatte durante i sopralluoghi e la ricognizione dei danni che è stata fatta. Anche l'evento che ha riguardato la Rocchetta sicuramente è uno dei problemi che è alla nostra attenzione. Cercheremo quanto prima di fare un programma puntuale per poter intervenire nell'ambito delle risorse disponibili. Grazie Assessore. La parola alla consigliera Monacelli per una breve replica, prego.
ovviamente parzialmente soddisfatta, intanto perché c'è una, come dire, un fatto non positivissimo rispetto alle premesse, perché gli organi di stampa riportavano addirittura 18 milioni di euro di risorse destinate all'Umbria proprio per gli eventi calamitosi, che sono stati ridimensionati ora dalle dichiarazioni con 3 milioni e mezzo, quindi risorse che si riducono notevolmente. Poi speriamo che il fabbisogno, l'interesse di quella popolazione che attende anche veder ripartire alcuni cantieri che sotto il profilo occupazionale ed economico potrebbero essere una boccata d'ossigeno salutare, oltre ovviamente all'attenzione e all'emergenza territoriale che c'è di salvaguardia di siti di particolare valore. Quindi confidiamo nella solerzia non solo delle amministrazioni locali, ma anche nella correttezza e nell'attendibilità delle cose espresse ora dall'assessore. Grazie consigliera, chiamo l'oggetto numero 189, mancata attivazione presso il pronto soccorso dell'ospedale di Foligno, del monitor del triage infermieristico, motivazione e intendimenti della giunta ai fini della tempestiva rimozione del disservizio, interroga il consigliere Monni, risponderà per la giunta la presidente Marini. Prego consigliere. Grazie presidente. Presidente, durante una visita all'ospedale di Foligno, all'altezza della sala d'aspetto del pronto soccorso, ho notato che il monitor del triage, dove dovrebbe verificarsi la trasparenza di quello che riguarda le chiamate e naturalmente i gradi di gravità dei pazienti, il monitor non funzionava e dunque i pazienti che erano lì non sapevano neanche come era la loro situazione per chiamata, visto che non c'era nessun punto di riferimento all'interno del monitor stesso. Naturalmente all'interno della stessa sala d'aspetto regnava il caos totale, e l'organizzazione era molto caotica e la cosa mi ha preoccupato notevolmente. Il monitor risulta non funzionasse da diverso tempo, dato che so e ho visto che dai giornali che il direttore generale dell'azienda, dell'ASL, ha già risposto in modo improprio dicendo che era un disguido solo di quel giorno. Io ritengo che non funzionasse da molto tempo, aspetto la sua risposta, dopodiché sperando che gli è stato suggerito cose giuste e non false, perché in modo tale che almeno il buon senso da parte del direttore generale di ammettere un malfunzionamento almeno avesse la dignità di non raccontare bugie. Grazie. Grazie consigliere, la parola alla presidente Marini per la giunta. In riferimento all'interrogazione credo però che sia necessario anche fornire informazioni corrette. Il metodo del triage, che quindi seleziona i pazienti sulla base in arrivo al pronto soccorso, sulla base dell'ordine di gravità dei cosiddetti codici, in Umbria è partito da una sperimentazione dell'ospedale di Foligno che dal 1999 ha al suo interno come sistema di accettazione e di gestione delle urgenze il metodo del triage. Le apparecchiature che sono in sala d'attesa e che servono essenzialmente agli utenti, che come ovvio sono nei codici non rossi, perché quelli che sono in sala d'attesa sono i pazienti che non sono in codice rosso, serve a gestire di fatto la lista d'attesa e l'ordine di ingresso tra i codici restanti bianchi e verdi. Il sistema di Foligno è stato oggetto per un periodo di tempo di modificazione sostanziale, perché stia per collegare, diciamo, il monitor al sistema informatizzato di gestione del triage. Quindi ora tutti i monitor delle sale d'attesa vengono messi in relazione
anche al sistema informatizzato interno al pronto soccorso, con un meccanismo di assegnazione dei codici automatici che sono visibili poi sul monitor. Peraltro, nel periodo a cui lei fa riferimento nell'interrogazione, il monitor era in aggiornamento per la nuova, come tutti i monitor, gran parte dei monitor degli ospedali che non lo avevano fatto, per rispondere anche alle modificazioni introdotte dalla normativa sulla privacy. Quindi il codice deve essere trasmesso con una modalità di protezione dei dati sensibili del paziente, e quindi al momento a cui lei fa riferimento nell'interrogazione erano in corso le modifiche per adeguarlo alla normativa della privacy, e attualmente, da verifiche da noi effettuate, il monitor è pienamente funzionante attualmente. Grazie Presidente, per una breve replica la parola al consigliere Monni. Grazie Presidente, allora io mi immaginavo come funziona il triage, grazie Presidente, ma un po' lo sappiamo tutti, e proprio perché esclude i codici rossi, no, il triage, soprattutto poi su un ospedale come quello di Foligno, che voglio ricordare ai colleghi è partita Sanitopoli, dunque con poca trasparenza in generale, significa anche, no, avere come il controllo se arriva l'amico dell'amico e entra prima rispetto a uno che sta lì in fila. Dunque c'è uno schema che serve anche per la trasparenza. Lei mi dice che in quel periodo era in aggiornamento. Allora, io sono stato all'ospedale di Foligno, perché gli aggiornamenti evidentemente sono molto lunghi, il 7 di maggio, va bene? E non funzionava. Riverificato il giorno dopo, l'8, non funzionava. Riverificato il 12, non funzionava. Dopodiché ho fatto il 13 di stanza e dopo 24 ore, guarda caso, il monitor ha funzionato. Ma la differenza, Presidente, è che io ho fotografie qua fatte a novembre e a dicembre che il monitor non funzionava. Non funzionava a novembre e a dicembre. Non so se dopo a gennaio-febbraio ha funzionato, questo non ho testimonianza. Però quando il suo direttore generale dice che era solo un disguido di qualche giorno, dice una grande bugia. E se uno fa il direttore generale e dice le bugie, non è all'altezza di farlo quel lavoro. Dunque le chiedo gentilmente di verificare, perché lei riferisce quello che sicuramente gli avrà detto il dottor Fratini, cose che non sono vere. Io ho le prove che il monitor non funzionava nel mese di novembre e nel mese di dicembre. Aggiungo, approfitto, che allo stesso ospedale ho fatto una richiesta dei dati per quanto riguarda il Monteferie del personale paramedico, e sono 3 mesi che ancora il dottor Fratini non mi ha mandato il materiale, dunque la chiedo di sollecitare almeno di mandare le richieste fatte da un consigliere regionale. Grazie, visto che la ASL non è cosa sua. Grazie. Grazie consigliere. Chiamo l'oggetto numero 190, iniziative che la Giunta intende adottare per evitare la chiusura dell'ufficio territoriale per la biodiversità del Corpo Forestale dello Stato ubicato in Assisi. Interroga il consigliere Buconi, risponderà nuovamente la Presidente Marini. Grazie Presidente. Sì, l'interrogazione è volta appunto a conoscere quali iniziative, se e quali iniziative la Giunta regionale intendesse intraprendere in merito all'ufficio territoriale per la biodiversità del Corpo Forestale dello Stato di Assisi, un ufficio forse poco conosciuto ma che svolge un'attività importante, diffusa sul territorio regionale in materia ambientale e di tutela della fauna, specie quella protetta, soprattutto per il recupero della fauna protetta, che ha circa 10 operatori del Corpo Forestale e 2 operai forestali. Opera nel posto fisso di Formichella sul Monte Peglia, comune di San Venanzo e di Orvieto, centro educazione ambientale accreditato, si occupa del Museo Ornitologico a Candeleto di Pietralunga,
Centro Didattica Sperimentale di Selva di Meana, nonché tutte le altre questioni che fanno capo appunto al tema della biodiversità dal punto di vista del Corpo Forestale dello Stato. Parlare di biodiversità e tutela della biodiversità, siamo non nel passato, nel presente, ma sicuramente nel futuro, anche per rispetto alle linee che riguardano non solo gli assi economici, ma insomma quelli culturali della moderna Europa. È in atto Spending Review, un processo di riorganizzazione, ci mancherebbe, la riorganizzazione riguarda tutte le regioni. Rispetto alle tabelle, diciamo così, però di risparmio adottate dal relativo Ministero che si occupa appunto del Corpo Forestale dello Stato, la soppressione paventata dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Assisi, non prevedendo ovviamente, ci mancherebbe, operazioni sul personale, porta a risparmio zero per il Corpo Forestale, perché rispetto alle questioni sul quale pensano, si basano i progetti di riorganizzazione, voglio dire affitti, spese di gestione, centri eccetera eccetera, nessuna di queste voci è di fatto oggi onerosa per quanto riguarda questo Ufficio Territoriale per la Biodiversità, quindi sarebbe una cosiddetta razionalizzazione che depaupera comunque il territorio regionale di un ufficio di una competenza importante senza nessun beneficio per chi lo sopprime, perché non avrebbe nessun beneficio economico da questo tipo operazione. Anzi, eventualmente chi sarebbe da valorizzare, meglio utilizzare l'attività di questo centro, di questi 10 operatori di fatto specializzati in materia di tutela ambientale e salvaguardia. Collega Buconi, la invito a fare la domanda, grazie. No, la domanda era quella riferita, che riportata nella interrogazione, interroga la Giunta regionale per conoscere quale iniziativa intende adottare per impedire la chiusura dell'UTB di Assisi del Corpo Forestale dello Stato. Grazie Presidente. Grazie collega Buconi, prego Presidente Marini. Sì, su questo approfitto, diciamo, dell'interrogazione del consigliere Buconi, quindi prendo un minuto in più per dare un'informazione. Perché questo Ufficio Territoriale della Biodiversità, che è un ufficio territoriale del Corpo Forestale dello Stato e che noi riteniamo sia un ufficio importante per la qualità anche del supporto che dà ai nostri servizi, in modo particolare alla cosiddetta rete regionale Infea e ai centri di educazione ambientale della rete regionale Infea, e quindi svolge una funzione oltre quella specifica e propria che gli assegna il Corpo Forestale sulla biodiversità, sulla gestione del recupero della fauna selvatica e del museo ornitologico, in realtà da sempre collabora con la Regione, e quindi raccolgo l'interrogazione, invito a dire di valutare attentamente, perché risulta che il Corpo Forestale dello Stato, in una sua proposta di riordino degli uffici territoriali complessivi a livello nazionale, aveva indicato 5 uffici territoriali da superare e da accorpare, diciamo, all'interno delle strutture regionali, tra cui questo dell'Ufficio Territoriale della Biodiversità di Assisi. Però approfitto di questa interrogazione per dire che non so con quanto approfondimento e conoscenza al Consiglio regionale che in realtà in Parlamento giace una proposta connessa alla modifica del titolo quinto della Costituzione che porta ad un superamento del Corpo Forestale dello Stato, delle sue funzioni e del suo di fatto ridisegno all'interno di altre competenze delle forze di polizia e delle competenze di vigilanza che dovranno essere assegnate in materia ambientale direttamente alle regioni. Approfitto di questa risposta sull'ufficio territoriale di Assisi per dire non solo che la Giunta regionale sosterrà le motivazioni e le argomentazioni al mantenimento, ma soprattutto che forse non sarebbe male che il Consiglio regionale dell'Umbria potesse assumere anche un orientamento di merito su questo tema, considerando la rilevanza che le funzioni proprie del Corpo Forestale dello Stato esercitano in una regione anche particolare come l'Umbria, su tante materie,
quella della tutela dei nostri boschi e foreste, quella della tutela della fauna selvatica, quella della prevenzione in materia di dissesto idrogeologico, quella fondamentale nella gestione dell'antincendio, che fa da supporto anche alle attività proprie dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Regionale, e quindi credo che anche questa riforma del titolo quinto non possa non tener conto anche di una specificità di funzione e di competenze professionali che il Corpo Forestale dello Stato esercita sul territorio. Grazie Presidente Marini, prego collega Buconi per la replica. Sì, grazie Presidente per l'impegno che ha manifestato. Per quanto mi riguarda, raccolgo sicuramente l'invito ad occuparci anche del tema più ampio, appunto, della permanenza del Corpo Forestale dello Stato. Grazie. Grazie collega Buconi anche per la sinteticità della replica. Ora chiamiamo rispettivamente l'oggetto 196 e l'oggetto 198, che hanno lo stesso argomento, quindi i proponenti l'interrogazione esporranno l'interrogazione medesima, ci sarà un'unica risposta e ovviamente una doppia replica. Quindi chiamiamo gli intendimenti della Giunta regionale con riferimento allo stipulato accordo di programma per la realizzazione dell'ospedale unico territoriale di Narni Amelia, interroga il consigliere Stufara. E poi l'oggetto numero 198, gravi ritardi nella realizzazione dell'ospedale di Narni Amelia, intendimenti e azioni che la Giunta regionale intende intraprendere, interroga il consigliere Nevi. Risponde la Presidente Marini, prego collega Stufara. Grazie Presidente. Con questa interrogazione abbiamo inteso riportare in quest'Aula una problematica che descrive una situazione a nostro avviso non più sostenibile. Richiamo brevemente la cronologia dei fatti in ordine alla realizzazione dell'ospedale comprensoriale di Narni e Amelia. La Giunta regionale nel gennaio 2012 ha approvato lo schema di accordo di programma per la realizzazione appunto di questo ospedale, si prevedeva in quella fase l'avvio dei lavori nel 2013 e la conclusione nel 2015. Questo accordo di programma è stato sottoscritto il 13 marzo 2012 con tutte le autorità sanitarie e locali interessate. Un anno dopo, cioè il 5 marzo 2013, è stato stipulato l'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari fra la Regione dell'Umbria e il Ministero della Sanità, insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale si stanziavano 53 milioni di euro per l'Umbria, dei quali 17,5 circa per la realizzazione dell'ospedale di Narni e di Amelia. A dicembre 2012, in quest'Aula, in risposta ad una mia interrogazione, la Giunta regionale dichiarava che la pubblicazione del bando per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione dell'ospedale ci sarebbe stata entro il mese di febbraio del 2013. Sono passati 17 mesi, cioè circa un anno e mezzo. Questa pubblicazione del bando non solo non è avvenuta, ma per quanto ci consta siamo in una fase nella quale la pubblicazione del bando e quindi diciamo l'avvio concreto della realizzazione dell'ospedale non è affatto imminente. Con questa interrogazione chiediamo alla Giunta intanto di fornire delle certezze. Sappiamo che la problematica non è completamente nelle mani della Regione, che la pratica è ferma ormai da molto tempo nel nucleo di valutazione per la finanza di progetto del Ministero della Salute. Sappiamo che appunto la mancata riattivazione di questo nucleo di valutazione ormai da mesi impedisce la prosecuzione dell'iter. Il problema è che questa vicenda sta impoverendo da un lato la presenza del servizio sanitario su quel territorio e la mancata realizzazione, il mancato avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo ospedale stanno allontanando anche la prospettiva di una risposta adeguata al bisogno di salute che quelle comunità hanno, per di più provocando, come è noto, anche un nocumento per le casse della sanità pubblica, ad esempio per quello che riguarda la spesa per mobilità passiva in relazione alla riabilitazione. Sappiamo che nel progetto quell'ospedale
largamente dovrà avere una vocazione di ospedale per la riabilitazione a livello della provincia di Terni, oltre che ovviamente ospedale di comunità per quel territorio. Quindi chiediamo informazioni certe, ma chiediamo anche, diciamo, di intraprendere un'iniziativa più decisa. Il governo Renzi, diciamo, si caratterizza agli occhi dell'opinione pubblica come un governo efficiente e rapido nel risolvere i problemi. Sono mesi che, per la mancata costituzione di un nucleo di valutazione, questa importante realizzazione viene impedita, e noi chiediamo appunto che ci sia, diciamo, uno sforzo maggiore anche da parte della Regione. E soprattutto, Presidente, se questa situazione dovesse perdurare, chiedo alla Giunta: esiste un piano B? Esiste cioè una strada che la Giunta intende intraprendere per consentire comunque la realizzazione di quell'ospedale, anche se l'inerzia del governo dovesse permanere? Grazie. Grazie collega Stufara. Prego collega Nevi per l'esposizione. Ma grazie Presidente, io sarò breve, anche perché la mia interrogazione è esattamente sovrapponibile a quella del collega Stufara. Non volendo, abbiamo pensato alla stessa cosa, perché è un tema che è una delle promesse, diciamo, una delle tante, a nostro avviso, promesse non mantenute della Giunta regionale. Stufara ricordava le promesse di attivazione del bando nel febbraio 2013. Io ricordo che già a gennaio di quest'anno feci un'interrogazione alla quale la Presidente Marini rispose dicendo che verso aprile ci sarebbe stata lo sblocco dei fondi nazionali e che quindi sarebbe partito il famoso ITER. Non aggiungo altro rispetto alle considerazioni che ha testé fatto il collega Stufara. La mia interrogazione chiede di sapere quali iniziative intende intraprendere la Regione da subito, perché a settembre ci risulta che, anche su questo vorremmo un pronunciamento chiaro da parte della Presidente, che scade il finanziamento, sostanzialmente si potrebbe perdere definitivamente il finanziamento, e quindi, diciamo, fare in modo che il governo amico, ogni tanto mi chiedo se ci fosse stato il governo Berlusconi cosa sarebbe successo arrivati a questo punto. E invece, diciamo, adesso mi dirà che è tutta colpa del governo Berlusconi dei 4 anni fa, però va bene. E soprattutto il famoso piano B. Alcuni dicono che c'è allo studio qualcosa. Noi vorremmo sapere ufficialmente se la Regione ha intenzione di supplire alla grave deficienza del governo nazionale, e eventualmente come, con quali risorse e soprattutto con quali tempi. Grazie. Grazie collega Nevi, prego Presidente Marini per la replica. Sì, ai due atti. Grazie Presidente, ma intanto credo che in questa aula non dobbiamo fare propaganda. Le risorse per gli investimenti dell'articolo 20, che sono della finanziaria Prodi 2007, sono stati messi a disposizione delle regioni, e solo di alcune regioni, peraltro come l'Umbria, che sono in equilibrio economico e gestionale, il 5 marzo 2013 con il governo Letta, con il governo Monti e il ministro Balduzzi. 5 marzo 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma. Quindi voglio anche dire che i governi, e il governo Berlusconi per 5 anni, ha tenuto sospeso l'articolo 20 e le risorse finanziarie per gli investimenti in sanità. Il 5 marzo 2013 noi abbiamo firmato l'accordo di programma con l'assegnazione delle risorse alla Regione Umbria, e l'azienda ASL numero 2, che è competente, ha presentato la richiesta di rimodulazione dell'intervento relativo all'ospedale di Narni Amelia, perché noi non lo realizziamo così come lo aveva previsto la programmazione regionale
e come era stato previsto nel momento in cui la Regione Umbria inviò la richiesta di finanziamenti nel 2008 al Governo nazionale, e abbiamo provveduto ad una rimodulazione evidenziando che il costo complessivo del nuovo ospedale con le nuove funzioni assegnate è di 54 milioni, di cui 19 milioni in project finance, 16 milioni e 9 attraverso i fondi dell'azienda USL 2 nel partenariato pubblico-privato nella cessione di patrimonio, e quasi 18 milioni e mezzo circa attingendo all'articolo 20, quindi concentrando più risorse nell'articolo 20 e rendendolo più equilibrato anche per un'eventuale poi successiva gara nella ricerca dei partner, e mantenendo tutte le funzioni sanitarie in capo ovviamente al soggetto pubblico, cioè alla titolarità dell'azienda, rispetto alla iniziale proposta della programmazione. Abbiamo rimodulato tutti gli interventi approvati, la ASL ha fatto tutti gli atti di sua competenza nel corso del 2013 e abbiamo inviato al Ministero della Salute il 21 marzo del 2014 tutti gli atti che sono collegati all'accordo di programma e abbiamo richiesto di conoscere la rimodulazione degli interventi, quindi il parere del Ministero della Salute, che è un parere obbligatorio, sul nuovo ospedale. Peraltro abbiamo mandato come azienda USL 2 in data 26 maggio 2014 su richiesta del Governo all'unità tecnica finanza di progetto tutti gli elementi, la bozza di contratto di concessione, il piano economico finanziario e tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione. Accanto agli adempimenti formali, la sottoscritta ha per ben tre volte sollecitato il Ministero della Salute ed il Ministro ad affrontare anche la struttura tecnica ministeriale, il Direttore Generale del Ministero, per l'esame in sede di unità tecnica finanza di progetto e di nucleo di valutazione. Ad oggi noi non abbiamo avuto riscontro sull'esame del nostro progetto. È evidente che se entro il mese di luglio questo esame non avverrà, è evidente anche che i termini del 4 settembre da parte della Regione sono stati adempiuti, perché noi abbiamo inviato tutto quello che dovevamo noi fare fino al punto di arrivare alla pubblicazione della gara, che possiamo effettuare solo al momento in cui il Ministero della Salute con il suo nucleo di valutazione e l'unità tecnica del CIPE danno l'ok definitivo. Quindi gli adempimenti di nostra competenza sono conclusi. Non escludo di sollecitare anche i parlamentari umbri ad assumere un'iniziativa in questa direzione affinché noi possiamo procedere il più velocemente possibile. Credo qui di rispondere veramente fuori anche dalla polemica che è interesse di questa Regione realizzarlo il prima possibile l'ospedale per le funzioni che deve svolgere, ma anche nell'interesse di completare la rete di razionalizzazione. Cosa? Non ho capito. No, qui piano B abbiamo concluso tutto, perché loro devono dare l'ok al Ministero della Salute, quindi penso che se anche i parlamentari faranno da supporto, insomma, con l'autonoma iniziativa alla Giunta regionale e alla Regione Umbria, penso che dobbiamo lavorare in maniera istituzionale. Per noi è inserito pienamente in tutto il programma e nell'accordo di programma, quindi non c'è nessuna modificazione, se era questo l'oggetto dell'interrogazione, da parte di altre ipotesi e soluzioni. Grazie Presidente Marini. Prego collega Stufara per la replica. Grazie Presidente. Io sarò soddisfatto solo quando le procedure prenderanno avvio e si procederà alla realizzazione dell'ospedale. Do atto, l'ho fatto pubblicamente in più occasioni, del fatto che la Giunta regionale, quanto di sua competenza da un punto di vista formale, lo ha
fatto, il punto non è formale in questa situazione, il punto è nel rapporto con il governo. Tolleriamo ancora in silenzio il fatto che questa inerzia da mesi ci tiene bloccati e non si sa ancora quando questa vicenda potrà avere avvio? Ora, la Presidente dice che se fra 15 giorni non succede nulla attiverà la rappresentanza parlamentare eletta in questa regione e io penso che faccia bene. Penso anche che occorrerà forse, oltre che sollecitare gli eletti nel Parlamento della Repubblica in questa regione, servirà anche un rapporto più energico da parte della Regione dell'Umbria nei confronti di un governo che appunto, lo ripeto, su molte questioni si caratterizza per la sua efficienza, certamente alla prova dei fatti, quantomeno in questo caso, questa efficienza non si è vista. Due problematiche chiudo. Ci sarà una fase transitoria che si sta allungando, Presidente, fra questo momento e la realizzazione e l'entrata in funzione del nuovo ospedale. Che si fa nel frattempo? Come si mantiene adeguato il livello di offerta di servizio sanitario in quel territorio per quelle comunità a fronte del fatto che molti sono i segnali di un indebolimento invece dell'intensità e del radicamento della sanità pubblica nei due vecchi ospedali di Narni e di Amelia che nel frattempo appunto stanno rapidamente deperendo. Seconda questione, se l'inerzia del governo permanesse, adesso io non so se formalmente la data del 4 settembre determinerà o no l'interruzione della procedura, se non succede niente, se il silenzio diniego previsto dalla norma scatterà o no, non sono un giurista, non compete a me dare una certezza in questo senso, ma in ogni caso, diciamo, siccome doveva avvenire mesi fa questa risposta e ancora non c'è stata, nulla ci assicura che da qui a breve ci sarà. Se questa risposta non verrà, io non ho ancora capito e torneremo a sollecitare in questo senso che cosa farà la Giunta regionale nel caso in cui, come dicevo prima, si determinasse l'esigenza del piano B. Se il governo rimanesse ancora fermo, che si fa, Presidente? Su questo penso che quanto, forse con una qualche scarsa prudenza affermato in passato, che ha però ingenerato delle aspettative in quelle comunità, e cioè che la Regione comunque se ne sarebbe fatto carico, bisognerà, diciamo, dar seguito a quelle affermazioni e non deludere, diciamo, una necessità che pensava di sfociare in una certezza con questa realizzazione che ancora non vede luce. Grazie. Grazie collega Stufara. Presidente Marini, non si può interloquire in quest'Aula. Prego, collega Nevi. Ma a me veramente sono per certi versi un po' amareggiato, perché insomma se la Marini oggi, a distanza di un anno e qualche mese dalla firma dell'accordo di programma, dice testualmente che non esclude nemmeno di attivare i parlamentari, beh, cioè, insomma, la dice lunga sulla priorità che la Regione assegna a questa realizzazione, che è assolutamente fondamentale, importante e che non solo attiene al buon funzionamento della sanità in quel territorio che sappiamo è gravemente messo in discussione dalla fatiscenza dei due ospedali attualmente presenti, ma diciamo incide anche su dati economici come la mobilità passiva, cioè realizzare questo ospedale in tempi rapidi è un obiettivo strategico che ci fa risparmiare milioni di euro all'anno. Allora, io penso che la Regione non lo deve affrontare in questo modo, un po', mi consenta Presidente, burocratico, in cui ci ricorda ogni volta tutte le cose che la Regione è stata bravissima, che è colpa sempre del governo Berlusconi, salvo poi, diciamo, non dire che se non ci fosse stato il governo Berlusconi quelle risorse non sarebbero state appostate e il governo Monti non avrebbe potuto mandarla avanti. Quindi il tema è di assoluta centralità, io penso, per la Regione, e mi viene il sospetto che il tema di non disturbare Renzi, che è un capo di partito molto forte, autorevole
e che in questa fase potrebbe decidere anche la sua rielezione o la ricandidatura più che la rielezione in regione, incide un po' sull'atteggiamento che lei tiene nei confronti del governo, perché qui non è che bisogna forse decidere se attivare i parlamentari. Qui bisogna porre il tema in tutti i tavoli in cui la Regione interloquisce col Governo su tutti gli argomenti, a partire dalla sanità, anche perché lei è anche assessore alla sanità, quindi immagino che avrà occasione di vedere il Ministro della Sanità almeno una volta al mese o addirittura di più. È recente l'approvazione del patto per la del nuovo patto per la salute, immagino che si sarà vista col Ministro della Sanità. Allora, su questo io sono profondamente insoddisfatto della risposta della Presidente, spero che si cambi impostazione, altrimenti un pezzo importante della riforma del sistema sanitario stenterà e noi continueremo a pagare milioni di euro di mobilità passiva. Grazie. Grazie collega Nevi. Chiamo l'ultima interrogazione nel question time. Oggetto numero 192, mancata pubblicazione dell'avviso per la copertura delle posizioni di primario di chirurgia e di anestesia del presidio ospedaliero di Spoleto, motivazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo, eccellenze che la Giunta regionale intende mantenere nell'ambito del presidio medesimo, interroga il consigliere Zaffini, risponde sempre la Presidente Marini. Prego collega Zaffini. Sì, grazie Presidente. Ma la vicenda è quella che riguarda non solo, soprattutto, ma non solo le strutture complesse afferenti al presidio ospedaliero di Spoleto, ma riguarda più in generale cinque strutture complesse autorizzate dalla Regione nel lontano febbraio del 2014, i primi di febbraio del 2014, quindi il 3 per l'esattezza febbraio 2014, che riguardavano la copertura di strutture primariati, per dirla in gergo popolare, che erano da tempo scoperti. Io faccio l'esempio in quanto lo conosco meglio, che della vicenda del primariato della chirurgia generale, con tutto il rispetto, non della dermatologia, insomma, con tutto il rispetto, ripeto, per la dermatologia, della chirurgia generale dell'ospedale di Spoleto, un ospedale dell'emergenza-urgenza, della rete regionale dell'emergenza-urgenza, che è posto vacante dal marzo del 2013. Ma non è che a marzo del 2013 il professor dottor Casciola Luciano è andato via come ha fatto Conte con la Juventus in 10 minuti. Luciano Casciola è andato via perché è pensionato, quindi si conosceva da tempo il fatto che nel marzo del 2013 il professor Casciola sarebbe andato in pensione. Bene, nel febbraio del 2014 finalmente la Regione si decide ad autorizzare la copertura del primariato. Sia chiaro, non è una questione economica, chiedo scusa Presidente, ma è impossibile, c'è troppo rumore. Sia chiaro che non è una questione di natura economica, perché in quel posto c'è un facente funzioni che ha il medesimo costo del primario, quindi non è una questione di natura economica che noi ritardiamo a fare le nomine perché in qualche modo guadagniamo qualche euro. Ribadisco, dopo oltre un anno finalmente viene autorizzata la copertura di questo primariato. Ad oggi, quindi ricordo le date, marzo 2013 va in pensione il primario Casciola, febbraio, primissimi di febbraio 2014, quindi dopo un anno viene autorizzato il primariato. Oggi ancora il bando non è stato emanato, a 5 mesi e passa dall'autorizzazione, ed invece il prode direttore generale Fratini si inventa oggi, a 5 mesi e mezzo di distanza, di costituire una commissione che, in virtù di una delibera regionale precedente, sia la richiesta
sia l'autorizzazione della copertura del primariato, definisce il fabbisogno in applicazione degli indirizzi regionali. Ora, questa commissione serve unicamente a dilatare ulteriormente i tempi della copertura del primariato. Ora, le strutture non si reggono perché viene giù Gesù Cristo e le regge. Le strutture ospedaliere, specialmente le chirurgie generali, si reggono perché ci sono i professionisti. In quella struttura ci sono stati 2 pensionamenti, non sono stati sostituiti e il primario è vacante. Collega Zaffini, per cortesia, se fa... Presidente, chiedo scusa, è del tutto evidente che c'è una volontà di affossare quell'ospedale e quella struttura. Io non l'ho mai detto, oggi lo dico, c'è una volontà perversa di affossare la struttura ospedaliera di Spoleto. Ma il problema è più vasto e riguarda tutte le strutture, perché lì ci sono 5 primariati, 2 su Orvieto, 2 su Spoleto e 1 aziendale. Il problema probabilmente è che non c'è nessun primariato che riguarda Foligno. Grazie collega Zaffini, prego Presidente Marini per la risposta. Sì, oggi siamo davvero alla propaganda su questo tema. Allora, intanto credo che serva per correttezza sottolineare che le strutture complesse sono oggetto di rivisitazione e di riduzione come linee guida sia del Ministero della Salute sia della Regione, tanto che il sistema sanitario, la sua qualità e la sua efficienza non si basa sul numero proliferante di strutture complesse. E la Regione Umbria da anni ha una procedura di governance e anche di autorizzazione, volutamente, che questa giunta regionale ha voluto ribadire, di autorizzazione a monte alla copertura dei posti di struttura complessa e non nella semplice autonomia aziendale, proprio perché non la riteniamo essere oggetto di un semplice turnover. E mi fa piacere che ovviamente questo aspetto sia condiviso anche dal consigliere Zaffini. In particolare, le autorizzazioni la giunta regionale cerca di concederle con una valutazione complessiva del fabbisogno sull'intero sistema sanitario regionale. Quindi non c'è un automatismo tra il momento in cui c'è la collocazione in riposo e l'autorizzazione da parte della Giunta. La Giunta fa una valutazione con un'istruttoria ovviamente tecnica della direzione dell'assessorato sul numero complessivo delle strutture che si rendono vacanti e su quelle che si ritengono necessarie mantenere e coprire sulla base di questa valutazione tecnica. E la Giunta regionale, in riferimento alla USL numero 2, ha confermato la direzione di struttura complessa sia della chirurgia generale dell'ospedale di Spoleto sia del servizio della struttura complessa dell'unità operativa di anestesia e rianimazione. E quindi nelle 5 autorizzate alla ASL 2 ben 2 riguardano l'ospedale di Spoleto, che risulta essere uno dei pochi ospedali dell'emergenza che ha tutte le apicalità da ricoprire o autorizzate per essere ricoperte. Sì, eccetto una. Comunque, in secondo luogo, io credo che sia, quindi la volontà della giunta regionale è una volontà esplicita e chiara. La volontà è chiara ed esplicita e l'autorizzazione è stata concessa, quindi non c'è nessuna ipotesi di modifica della chirurgia generale nella sua organizzazione. Vorrei ricordare che la chirurgia generale di Spoleto è costituita da tutto personale dedicato esclusivamente alla chirurgia generale, cioè il personale medico non svolge nessuna funzione interdivisionale a differenza di altro personale medico, che sta a sottolineare anche l'attenzione sull'organizzazione di quella chirurgia generale. In secondo luogo, l'azienda sanitaria ha l'obbligo di applicare la delibera della giunta regionale sulle modalità di copertura dei posti di struttura complessa. La delibera è in attuazione del decreto Balduzzi e la prima applicazione avviene su queste nuove strutture complesse autorizzate. Questo vale per la USL 2 così come per tutte le altre aziende dell'Umbria, cioè i posti che noi abbiamo autorizzato, compresa
la chirurgia generale di Spoleto devono essere ricoperti secondo le nuove procedure e in applicazione anche alla delibera della Giunta regionale 2013. Se poi la preoccupazione, che a mio avviso non è fondata, è quella di tirare il can per l'aia, come pensa il consigliere Zaffini, in questo invece sarà la Giunta regionale direttamente, attraverso anche la direzione dell'assessorato, a seguire le procedure di pubblicazione del bando e poi l'esplicitazione ovviamente del concorso. Voglio precisare però che la commissione è un obbligo delle aziende sanitarie, perché devono fare tutte le valutazioni sia sotto il profilo oggettivo dei curriculum sia sotto il profilo soggettivo delle competenze professionali. È procedura introdotta per la trasparenza, per la comparazione di merito dalla riforma Balduzzi, e comunque i lavori della commissione devono concludersi entro il 31 agosto, quindi il termine è quello di un mese di fatto di lavoro, che peraltro coincide con il mese di agosto, così anche la pubblicazione avverrà in tempi congrui e non estivi, diciamo, per il reclutamento delle migliori professionalità. Grazie Presidente Marini, prego collega Zaffini. La ringrazio Presidente, reputo la sua risposta il meglio possibile, visto il suo ruolo. Riconosco la rapidità con cui l'amministrazione regionale ha autorizzato la copertura del primariato dopo la richiesta, giunta comunque tardiva da parte dell'azienda, e il problema sta lì, il problema sta nell'azienda, nel suo direttore. Io mi aggancio a quanto detto prima di me dal collega Monni, ormai è del tutto evidente che l'inadeguatezza di questa direzione generale. Presidente, io pregherei di avviare una riconsiderazione profonda dell'operato di questo direttore generale, perché è del tutto evidente che questa commissione, che era prevista dal luglio 2013, nel momento in cui l'autorizzazione al primariato è avvenuta nel febbraio successivo, questa commissione avrebbe già dovuto essere operativa al momento della richiesta di copertura del primariato, o comunque al momento della copertura del primariato, non 5 mesi e mezzo dopo l'autorizzazione alla copertura del primariato. Allora, o è malafede o è incapacità, o c'è dolo o c'è colpa. In ogni caso il direttore generale è totalmente inadeguato a ricoprire quel ruolo. Un direttore di un'azienda di quelle dimensioni non può tacere e non può rimanere inoperativo rispetto a un'emergenza rappresentata da un reparto di chirurgia generale di un ospedale dell'emergenza urgenza, dove manca il primario e un'altra unità. Certo che gli ospedali vanno avanti, ho finito. Certo che le strutture continuano, ma è evidente che se la cura arriva quando il paziente è morto, rimanendo in materia sanitaria, cioè quando i pazienti, i malati, chi ha bisogno di quel reparto deve rivolgersi altrove, è del tutto evidente che quando arriva la cura il paziente è morto. Grazie, scusi Presidente per il tempo che ho approfittato, di cui ho approfittato. Grazie collega Zaffini, si conclude qui la sessione question time. Il Consiglio si interrompe per la conferenza dei capigruppo e poi riprenderà con gli atti all'ordine del giorno.